su Sparta, regà, sempre su Sparta. Allora, oggi ci hanno contattato. Vi ricordo che ieri siamo entrati in polizia. Oggi ci hanno contattato. A Kempoli hanno contattato dei ragazzi perché lui è mezzo infiltrato con una banda della mala della città qui a Roma. E gli hanno dato un punto droga, una raccolta. Adesso andiamo a verificare. Adesso andiamo a verificare, vediamo qua. E poi alle 10:30 c'è un blindato dei carabinieri e gli faremo sicuramente scorta. Oggi 7 Ibiza, Simox TV, benvenuto nel canale Sì, Simox. sono io. Benvenuto, benvenuto. Facciamo scorta TV e scorta. Sì, TV, Simox TV. Facciamo facciamo questa scorta. Kempo, tu gentilmente mettimi il punto che ti hanno detto oggi, diamo una controllata lì. Allora, dovrebbe stare all'incirca qua giù, della Met. So solo quello e saprò solo quello perché loro si occupano solo della Della Met. Met, vabbè, comunque Solo della Met. il contatto di quello ce l'ho pure io. Però è Vabbè, meglio che non ci c'è. parli tu, perché Sì, io li sai conosco un che po' di più, li io mi conoscono un comprende. po' di persone, già sicuramente sanno che sto in polizia. Invece Ma vabbè, avendo. io. Ma comunque posso anche mettermi a cercare altra gente che vende droga, magari. Perché tanto già l'ho incontrata nel vecchio punto della Mette, quindi due, tipo 3 giorni. E solamente che io adesso vado fuori città per una settimana. Quindi appena torno vi trovo subito i dei nuovi E contatti, il tanto glielo collega lascio probabilmente. nuovo si chiama, mi hai detto? Sono Semir Gerkan, Semir, piacere. Semir, Semir, piacere, Semir. Kempo, tanto l'hai conosciuto già Kempo, Sì, no? oggi sono fatto Ok, l'operazione. ok. Che non è andata alla fine così bene, però. Vabbè, siamo Che. ancora al primo Siamo giorno. fregati la voglia di combattere, perché in pratica tu sei andato là da solo perché non mi hai visto che non c'ero. Ma poi mi sono arrivati in due addosso. Poi cazzo, c'ho la pistola di merda. Quelli c'hanno tutti e No, due non la ero carabina io. spi. Non ero io allora, Ma che è perché successo? sparatori e noi. Non eri tu che eri nello No, sparatore con me che sparatori. stavi col furgone. No, io un Ah, io altro. stavo con quelli. M'hanno lasciato da solo. Quello c'ha la carabina speciale, io c'avevo la pistola. M'hanno No! lasciato da solo. E a un certo punto mi sono arrivati due con la carabina speciale. Ma te dico cosa m'hanno fatto. Ma io sono agente scelto, quindi non. Carabina speciale, magari avercela. Ce l'ho io, Pure io, stasera infatti, ce l'ho ce io, l'ho io. ce l'ho io addosso stasera. Allora, di qua. Anche se era meglio un'autocivetta, però sti cavoli, gli devo far sentire il fiero sul collo a questi. Gli devo far sentire. Ma tanto probabilmente non ci sarà nessuno. È buono perché almeno noi giriamo e vediamo bene dopo sta sto laboratorio, insomma, che ti hanno detto, A capito? parte che oggi noi qua ci eravamo pure stati, ti ricordi? Bravo, noi c'eravamo stati perché comunque io giro sempre sti posti. Siamo fatti in pratica quasi tutta la zona nord della città e poi siamo venuti Per la qua giù. zona sud, è vero, con lo Stelvio c'eravamo già Sì. stati noi. Ho capito, io la prima volta. Conosco solo un punto dove si lavano i soldi, io. Oggi ho scoperto. Mezza sti capannoni, no, Bisogna può essere. scendere. Fede, come sto scendendo? Bisogna scendere. No, scendete pure voi, bisogna andare a piedi così a cercarlo. Ma io Ah no, forse uno penso. di sti capannoni qua davanti. Tu parli troppo, frate, te l'ho detto io. Sicuramente uno. Stavo a guarda e mezzo. Aspetta, vediamo se posso entrare. Siamo un container, farti dare più che dettagli al massimo. Sì, mo lo faccio se mi chiama. Vediamo se riusciamo ad aprirlo, ma. No, non si apre, raga. Ci servirebbe Happy adesso. Il tuo coso, lui li sa? Vabbè, No, però ci può dare una mano. raga, andiamo all'aeroporto, andiamo a vedere i carabinieri con sto blindato. 10-4, il convoglio sta partendo, eh. Guarda, io in radio non parlo. Mi sono unito ma non No, parlo. aspetta, fermi tutti. Prendiamo la macchina dei carabinieri, no? No, Uno di no, noi. no, Vai. Sono in radio 79, ma c'è silenzio 79. rimani in 79. Sì. Perfetto, ci accingiamo ad uscire Avvisa che ci sono io in dall'aeroporto. radio 10-4. 79, in sicurezza. Destinazione caserma dei carabinieri per carico di merce sequestrata. Ricevuto, signori, noi passiamo avanti e controlliamo l'uscita. Perfetto, 10-4. passeremo per la piazza centrale. Ragazzi, mi dovete dire voi le cose che dicono in radio perché io non li sento. Sì, no, stanno dicendo che. Uscita aeroporto libero.
Oh, 17 10, quando 4. Entri, l'hanno detto, Io ho il radio 79. Fai check radio. Ma in 79 dei cittadini me lo sta muto per sentire. Che fa check radio? Lui deve ascoltare, deve fare la civetta, no? Scelto per questo incarico. Signori, io sono e nuovo. Dite che sono muto in silenzio un attimo. Puoi ripetere per favore? C'era un disturbo radio. Sono nuovo nel mestiere. Mi dovreste insegnare un attimo le procedure. Ma non si preoccupi, non si preoccupi. Casomai c'è ci fosse un assalto da parte di qualcuno, lei non si fermi, prosegua. Non si deve mai fermare. Certo, certo, ma il camion è blindato, non si preoccupi. Perfetto, lei l'unica cosa, la cosa più importante è che lei non si deve mai fermare, deve sempre proseguire. Certo, certo. Ma il radio non c'è nessuno, mi sa che è stato più un no, fake. No, no. C'è gente. Dice un fake? Perso l'elicottero, io non lo vedo più. Ma non no, dico l'elicottero fake. Dov'è il falco? Perso contatti col falco? Falco, c'è il radio, il falco? Ci riceve? Affermativo. Falco, a che punto sei, Falco? La tua posizione? Falco, non ti vediamo. Sei ancora dietro il Colosseo? Signori, attenzione, potrebbero attaccarci da un momento all'altro. 10-4. La pool, hanno scritto, ma? La città è troppo tranquilla per essere un normale... quello è il problema, no. Attenzione. Ci stanno osservando, probabilmente ci stanno osservando. No, vieni in radio, ragazzi, ma io non vedo nessuno 79. No, fai una cosa, vai in radio 2 dei carabinieri, guarda se ci sono. Perfetto. Prosegua, perfetto. Sì. Ci dica se vede qualcuno davanti, che non abbiamo una. Certo. Falco ci riceve? Semir, fai un attimo in radio 2, guardi i carabinieri. Credo che ci abbiano abbandonato. Mi sa che ci ha abbandonato il falco, sì. Falco ci ricevete? Gli hanno spezzato le ali, mi sa. Segno brutto, Lei, sì. lei acceleri il più possibile. Sta corruba non è molto... carabinieri, ricevete? Lo so, essendo blindato è bello pesante. Io vado avanti per il casello, vado a vedere se hanno fatto un posto al casello, Ieri, ricevete? Sono andati giù, mi sa. Casello libero, vai, procede ad alta velocità, no, non si fermi. Vai avanti, vai un altro. No, fermi. Vai, proceda. Però, vabbè. No, non c'è nessuno, fra, che non li vedo. Ma magari c'è una parcheggiata con macchine in erbe. No, l'ho visto io, fra. Radio, mi sentite? Sì. Sono tornato perché... Figata sì, non è, dove stai, Happy, dove stai, Happy? Dai che molto accettiamo un polizia, il marchese deve entrare in pula, fratelli. Speriamo... No. Sì, fermatevi, sono sceso, ho dei problemi di città. Ho capito, però secondo. Abbiamo fermato il convoglio per... No, prosegua, noi la raggiungiamo subito. Falco, mi ricevete? Affermativo. Sì. Falco, dov'è? Un grande problema, cioè? Per un volo. Qualcuno ha fatto qualche magia oscura e siamo partiti con tutto l'elicottero. Ah, ma adesso siete a piedi, Sì, siamo a piedi un attimo, vediamo. Riuscite ad arrivare a un garage? Cerco di farvi procurare un elicottero. Va bene, signori, va bene, ringrazio. Ma che cazzo è successo? Però ho iniziato a vedere nero due volte e mi sono teletrasportato a terra. Boh. Qua regà, mi sa che ci fanno la cittadini. Capisco che devono saltare il convoglio, ma non così. Cioè, potrebbe starci qualcuno che fa qualche magia nera. No, può essere pure sul ponte. Attenzione sul ponte, che potrebbe esserci qualcuno sul ponte che hanno bloccato la strada, Cosa? 500 metri. 500 metri. 10-4.
La macchina rossa è già stata controllata, è tranquilla. Però si è fermata in mezzo alla strada, no? Puoi tranquillamente metterlo sotto. Signori, siamo, diciamo, quasi sopra di voi. Dove siete? Non vi vediamo. Noi sopra siamo la centrale. Alla centrale. Vi vediamo. Occhio alla macchina rossa, signori. È già controllata. Sì, sì, è un civile. Ci dà ragazzi, supporto. Ragazzi, io vi dico se arriva la gente da dietro. Vi dico se arriva la gente da dietro. Dai, vai. Vai, scendiamo qua. Perfetto. Uno rimanga qua fuori, vai. Signori, si sta avvicinando. Secondo carico. Sì, tranquillo, vai, no. Non so. Io mi sto posando qua accanto dove c'è l'autostrada, così vedo se c'è qualcuno. Alto in volo. Siamo pronti? Siamo pronti. Sì. Dai, 10-4, mi aspettiamo l'uscita. Signori, potete uscire. Com'è la strada, Falco? Per adesso tutto pulito, questa che autostrada prendiamo? La Marina, la Marina. Facciamo la Marina, autista? Cosa? Dico, facciamo sì, la Marina. Prendiamo il litoraneo. Perfetto, e faccia lei la prepista allora, io le sto sempre dietro, il Falco davanti. Ok signori, io passo avanti. Non ti fermare, le tengo io le sbarre alzate, tu continua dritto. Certo. Le tengo le sbarre, boom. Prendo voi. Boom, sbonna. Diretto. Ragazzi, senti che qua c'è gente. Vai avanti, Marchese. C'è gente più avanti, vado avanti, C'è gente forse qua a sinistra, all'incrocio, sono motori. Tipo, Ferrari. La mia posizione. Qua a sinistra. Vedete? Sotto di voi c'è una macchina blu che è vuota e ancora più avanti sulla sinistra c'è un Titan nero. Proseguo avanti. No, dobbiamo andare di qui, è il percorso. Avanti. Negativo. Aspetta che vado a vedere sopra. Vai. Tornate dietro. Macchina in velocità, signori. Gente. Sei tu, frate? Davanti, c'è un veicolo. Porco zio. C'è gente, tutto a posto, frate, tutto a posto. Proprio io dal Titan, voi passate a sinistra. Questo qua è Xenax. È lui, ragazzo. Autista, adesso vai avanti dritto per dritto. Vado avanti, autista, vado avanti, prosegua avanti, dritto a lei. Fratello, mi sa che sparano. Sparano. Hanno bucato le gomme. Sparano. Vada. Autista dell'autorosso. Di non passare a perdi qua perché porca troia non mi dà. Dai frate, spara a quelli con la macchina. Vada, c'è gente, vada. Signore, sono... Da dove? Vada signore, vada. No. Ci avete un kit di riparazione voi? Io sì. Sono morto, sono vicino. Abbiamo la ruota bucata pure. Signore, vada. Yes. Vada. Ti ho scorto io. Collegare il connettore delle piastre al defibrillatore. Applicare le piastre sul torace del paziente. Ma raga, io non sento niente, questo mi dice collegare le piastre, mi vuoi dare due denti. Portarci sopra, fa morire. Ma sai qual è la cosa che è successo? Noi appena ci siamo alzati per sparare, eravamo tutti e tre storti. Sì, zitti un attimo. Perché il camion era contro di noi. Continuare RCP. Ci siamo andati a schiantare. Continuare RCP. No, ma ha fatto cazzo pure a me. Continuare RCP. Questo defibrillatore non eroga scariche elettriche. Inizio della sessione di addestramento. Termine della sessione di addestramento. Non ho il potere, raga. C'è Oddio, la rotta bucata, fermo, la rotta bucata. Fratelli, ma che è successo, fratelli? Non so. Fra di venire. Senti, senti. Chiama il medico. Senti. Nonna chiama da fianco, Fratelli, c'è un altro agente di polizia. Ma i medici non, come si dice, non chiedono fatture. No, che ne so, andiamo, vai. Boh, non ci ha detto un cazzo, venite all'ospedale. Dove sta Xenia? Teniamo a PA. Lo so, ecco. Il medico. Eccolo qua. Vale, ho anche qua c'è una moto verde.
lei che ha chiamato. C'è una moto verde, fate il controllo su sta moto. Dove? Qua, una moto verde. Vicino. Ah, eccoti. Okay. Qualcuno può fare al posto mio, un attimo sto riprendo e chiudendo gli occhi. Sì. Fate un controllo su sta moto, ragazzi, per favore. Fate un controllo targa. Come faccio? Niente, raga, la moto, boh, fate... Non lo so fare, fallo tu. Fate una foto alla targa, aspettate, eh. Oh, che succede? Madonna. Qua fuori che stava parcheggiando. Ma io come posso partecipare al colloquio? Tutti, i poliziotti e carabinieri, sì. Anche lei va in ufficio. Fatelo venire in ufficio. Sì. Xinia, ci parli tu, frate? Sì, ci parlo io. Ci parli tu, va, che tu c'hai più onorevolanza su sta cosa. Non piglia sberle, ma non è la Madonna. Ma è davvero, gli abbiamo detto vai dritto. Ma eravamo pure storditi. Buoni, regà, buoni. Mo sono un chiappettamo con sta miele. Vi faccio. Peccato non posso tirar fuori la pistola. Ma la pistola ce l'hai un colpo in testa questo qua. Vabbè, state calmi. Salve. Comodi. Mi potete prestare un telefono che non ho. No, non gli serve il telefono. Vabbè. Si accomodi. Certo. Salve. Certo. Mi siedo. Sì, posso rimanere in piedi o devo. Può rimanere in piedi? No, sì, può rimanere anche in piedi. Perché è stato convocato qua in centrale, vero? Eh? Perché è stato convocato qua in centrale. Cosa? Lo sa per quale motivo è stato convocato ora? No, non mi sono ripreso da poco, avrò avuto una botta forte in testa. Adesso le spiego, tutti noi avevamo una dash cam in tasca, sì. E specialmente qui il collega, adesso le spiega quello che è successo. Adesso la memoria, abbiamo dovuto fare un carico, ok? Mi ricordo, mi chiamarono stamattina, sì. Organizzato direttamente lei, non faccio il finto tonto. Ok, che si deve ancora riprendere, però un minimo di collaborazione. Allora, voglio far culo. Noi l'abbiamo avvisato. Stavamo tornando all'aeroporto per svolgere un nuovo carico. Carabinieri e polizia fanno il culo all'autista. Fortunato che all'interno del camion stavolta non hanno trovato nulla. Perché se trovavano armi e tutto, la colpa principalmente andava a lei. Si poteva anche scontare degli anni di pena o dei mesi. Come? Perché gli dico molto, molto chiaramente che la polizia, come in questo caso io, ho avvisato più di una volta, 10 minuti prima, 20, di non passare per quella zona, anche i carabinieri che erano al di sopra con l'elicottero, e lei ha fatto di testa sua, che ha preso la salita, è andato a fianco, dove ho detto che era zona pericolosa perché c'era un Titan e tutta gente appostata con armi, lei non ha ascoltato i nostri ordini. Sì, Mox. Ok, che adesso lei non mi ricordo che prima Leti e poi nemici. Lo so. Però la legge giudice. Io giudice. No. Sta sbagliando. Ok, va bene. Però cugino la lontana, magistrato. Lo so, frate, però purtroppo okay, vabbè. La storia del personaggio del marchese è questa, fra. Ok. Non io sono il signor Loconte, si starà sbagliando. Okay. Sì, mi scusi. Un'altra persona, allora, perché lei somiglia tanto. Particolarmente lei ha fatto il primo sbaglio di non ascoltare delle forze dell'ordine e è andato contro la morte. E noi ne dovremmo prendere atto di questo perché comunque sono cariche importanti. Una mossa suicida. Anche perché anche io più volte dalla dashcam ho visto che le dicevo di non passare per di lì molte volte. Perché c'erano delle macchine ferme che ci aspettavano. Dalla ripresa delle telecamere, dell'elicottero, a parte i colleghi che gli dicevano di non andare di lì, io ho detto di non andare da lì dall'inizio, abbiamo detto che ci stavano dei veicoli, voi siete saliti lo stesso. Ho bloccato la strada, lei ha continuato, anzi ha tirato via anche l'auto della polizia, ha fatto un incidente a catena. Mi scuso, ecco questo gli sembra un atteggiamento. Ho un po' dei lividi, no? Capisco. Lividi perché gli hanno sparato anche in testa. Mi scusi, il camion non doveva essere blindato? All'inizio ci aveva detto che era blindato. E poi invece hanno subito sparato.
Io più volte le avevo chiesto se era blindato, lei mi ha confermato molte volte che era blindato il camion. Mi sta pigliando per il culo? No, guardi, assolutamente. Mi ascolti attentamente, perché se qua devi prendere per il culo, io adesso ordino a un agente di prenderla, portarla in cella e metterla lì per 100 mesi. No, la prego, no. E quelle ce le ho, ok? Quindi faccio il serio. Glielo giuro sulle mie stesse, non lo ricordo. Che bello. Cioè, vedere che da parte dei criminali può procedere un carabiniere o un poliziotto con una perquisizione per trovare, per vedere se ha soldi sporchi o meno. Tutto certo. Autorizzazione di vice dirigente e il capo della Digos. Procedete. Controllate. Procedi, agente, procedi. Io? Sono un allievo. Allievo, sì. procedi, non mi sporco le mani. Sì, proceda per una perquisizione principale. Allora. Casomai facciamo così, è venuto con la sua macchina, lei? Io? Sì. No, sì. Facciamo un controllo in macchina, per favore, anche, andiamo certo, una controllata. Certo. C'è un problema. Cosa c'è addosso? Allora... 11 medikit, la patente A, poi purtroppo diciamo che ho delle scritte davanti ai miei occhi che non riesco a vedere dei lavori. Si sposta. Ah, per caso un biglietto in tasca, guarda se c'ha qualche bigliettino, qualche cosa. No, ci pensa lui. Si giri gentilmente contro la vetrata. Che arma che c'ho su spalla, regà. 11 medikit. Ci li sto facendo cagare sotto. La patente B, una pera, un portafoglio. Mi scusi poi, una domanda, ma lei solo con la patente B come faceva a portare un camion? Non è qualificato. Non le so dire, guarda. Gli fai gentilmente una multa per guida senza patente, per favore? Trovo nelle precompilate se c'è e Dio. Poi non la deve andare in multe. Mi dispiace, ma la multa la dobbiamo fare obbligatoriamente. Certo, va bene. Capisco. Non ho preso della multa perché non sono su Discord, come si dice? Discordia. Scusa, mi sta facendo girare il coglione. Su Discordia. No, tanto sto parlando su Discord. Ok, gentilmente. Adesso? Marca, se tu in caso non è che mi puoi passare... Può anche abbassare le mani, gentilmente. Certo. Ci può aprire gentilmente il veicolo e facciamo un controllo? Certo, grazie. Venite. Marcus, una cosa, dopo tu mi puoi passare, come si dice, sì, me l'ho appena dato, dopo te lo passo, quello della polizia. Sì. Non ricordo, glielo giuro. Questo non si ricorda a cazzo. L'avrei fatto. Gli conviene. Non ricordare. Il camion era convinto, tutto serio, ora c'ha paura. Non ricordo, gliel'ho detto, mi fa male tutto, no? Fare il culo, le fa male. Adesso l'applicativo gli mostro le prove. Però se lo ricordava il modo per ritornare in radio e parlare con noi. Cosa? Dico, se lo ricordava il modo per ritornare in radio. No, ho sentito parlare, mi hanno chiamato. Ricordo di aver sentito. Autista. Mi apra gentilmente il veicolo, per favore. No, è aperto. È aperto? No, no, è chiuso, me lo apro. È chiuso. Certo. Aspettate che apro tutto quanto, Sì. Controllo io appena. Ok, si prende anche la multa per LED illegali. Siamo in Italia, ricordo. Sì, LED non sono. Controllo un po' nel portabagagli, io do una controllata dentro. Lei al posto di guida, io al qui. Agente in centrale, controllo targa RASV7822. Controlliamo al cassettino, vediamo. Conte. Un documento. Ecco. Sì. Ecco lei. Portabagagli libero? Ecco lì, aspetti. Perfetto. Riprendo il documento. Qui è grazie. Tutto libero comunque, non c'è niente, neanche nel porto oggetti. Sì. Tutto pulito. Sì, il motore è controllato se c'ha qualcosina incastrata. No. Tutto pulito. Sì. LED, ok? Certo, no, non sapevo, perché quelli dell'ACI mi hanno detto di fare tranquillamente. Lei diceva che è Loconte? Il signor Loconte? Loconte. Va bene, Loconte, qualsiasi cosa poi la contatteremo. Va bene? Certo. Sia più attento, buona io serata. Spero che lei... Io mi perdo... Cosa mi dica, non la volevo interrompere. No, solo per ricordare, si va a fare una canna, quel cazzo che gli pare. Domani, appena si ricorda, ci rivedremo in centrale. E ne parliamo meglio, ok? Perché prese per il culo non ne voglio, va bene?
Io non lo farei mai, soprattutto le autorità. Va bene. Sì, va bene. Ci vediamo nei prossimi giorni, Loconte. Arrivederci e buona serata. Certo, buona e serata. Buona guarigione, buona guarigione. La ringrazio. Arrivederci. Voi come state? Perché ho sentito che... No, meglio. Ma gente, dove siete finiti? No, noi poliziotti ci rimettiamo subito in sesto, noi poliziotti, siamo abituati. Noi abbiamo oggi botto gli ricordi, abbiamo anche i medici in centrale, quindi non ho problemi. Volete, io ce li ho, se volete. Ah no, ce l'ho anch'io. Vabbè, andiamo. Arrivederci, buona serata, Loconte. Buona serata. Io la volevo sparare un taste. Questo mi puzza un pochetto, però, fratello. Puzza il culo. Ma mi puzza un po'. Altro che non secondo me, no, secondo me questo sta affiliato, bro, perché gli abbiamo detto 10 di non passare di là e passare di là. Cioè, in ma carico, qualcuno. Cioè, stavamo a parlare di 3 milioni e passate euro di carico lì. Scusi, secondo... lei che arriva, eh? Scusi, nome e cognome? Il mio. Semir Gherkan, piace. Vabbè, raga, per stasera è tutto. Vi ricordo tutti i giorni dalle 3 alle 7 e dalle 9 e mezza fino a mezzanotte, l'una alle 2, poi vediamo fino a tardanotte come sempre. Live tutti i giorni. Grazie per essere stati con me, per avermi fatto compagnia. Grazie per i nuovi iscritti. Grazie per aver scritto in chat. Come sempre, vi voglio bene, regà. Lo sai, il marchese. Siete tutti marchesi. Ormai fate parte della banda del marchese, regà. Una volta che entrate qua, siete tutti marchesi. Va bene, ragazzi. Buona serata e ci vediamo domani. Vi ricordo dalle 3 alle 7, dalle 9 e mezza fino a mezzanotte l'una. Oppure più tardi, a seconda della situazione. Ciao, ragazzi. Buona serata.